Benvenuti in questo nuovo video. Allora, ok, ciao, Sofà. Praticamente giro questo video perché ho aperto i miei due scatoli di prodotti che avevo conservato. Siccome io volevo fare una lista su quello che ho e quello che non ho, praticamente ho accumulato tutti questi prodotti che non ho mai usato, non ho mai odorato, perché naturalmente aprendosi un prodotto inizia il percorso. Tipo, se io apro questo prodotto, tra 12 mesi deve essere vuoto o o lo devo cestinare. Invece io non l'ho aperto, ho subito messo lo scotch, così so che ancora questo prodotto non è nell'arco di questi 12 mesi, perché non l'ho mai utilizzato, non l'ho mai aperto. Quindi qui dentro aria di questa vita non ce n'è. Andiamoci così. Allora, vi faccio vedere subito i profumi che ho chiusi, non utilizzati, che sono questi qua, che ora vi faccio vedere. Così li metto da parte perché ho sempre paura che mi cascano e si rompono. Allora, ho questo Nature Pour Homme della Yves Rocher, ed è questo qui. Il profumo è questo qui, che ve l'ho fatto vedere al contrario, ed ecco qui. Poi, questo è il mio ragazzo, che gli piace tantissimo. Infatti, io l'avevo comprato con tanto amore, pensando che lo iniziava ad usare. Invece no, perché ne ha già tanti lui. Poi, questo qui, che è invece dell'Avon, ed è il Black Suede. Ed è questo qui. Anche carina la confezione. Poi, questi di qua che sono della Cat World. Sì, vabbè. Ok, ce la posso fare. Uno è Pretty Magical e uno è Pretty Fabulous. Allora, li faccio vedere. Uno è questo qui. Stava cadendo. E uno. Sembra che uno è più piccolo, non sbaglio. Comunque questi due sono molto carini. Non ho mai sentito l'odore. Sa che però fanno. Non mi ricordo neanche la fragranza. Vabbè. Sono entrambi dell'Avon. Cinquanta ml. Dai. Ok. Poi l'ultimo è della Yves Rocher ed è sempre da 50 ml. Questo qui. Poi, come sapone per le mani, ho questo qui, che sono carini perché c'è messo. Questo qui. Ed è questo qui. E questo ha i frutti di bosco. Boh. Questi qua. Poi,
Sempre frutti di bosco ho la crema mani e il gel doccia. Poi due dentifrici. Scusate. E due spugnette che le ho messe qui, ma non li apro. Poi crema mani, che ne avevo un'altra che non so dove sia, poi ve la faccio vedere. Poi detergente per struccare all'aloe vera, che questa è dell'Avon. Crema mani. Olio riparatore per capelli, non l'ho mai utilizzato, infatti non so come sia, né di profumazione che di qualità. Questo che non è un prodotto, ma è un fono da viaggio ed è questo colore qui blu. Io lo volevo viola, ma mio padre gli sembrava che ce l'aveva preso, quindi ne abbiamo due blu. Vabbè. Poi due balsami nutri riparatore. Siero lisciante, che c'ho anche lo shampoo e il balsamo. Poi shampoo alla Memi, alla mamma Amamelis, ce la posso fare. Poi, ecco qui, crema mani al karité, che è questa qui. Poi bagno schiuma bio, questo qui è all'argan e questo è al karité. Poi riso viola della Laos, pompelmo e al melograno. Poi salviettine igienizzanti, che queste li conosco e li uso. Questo paccone di Trudy che io li amo. Infatti, quando l'ho acquistato in offerta, erano a 1,20, a 1,20 penso, sì. E ne ho acquistato ben due. Poi spugne, che ne ho tre, due bianche e uno rosa. Poi crema, che poi gel crema idratazione intensa. Roll-on, maschili, è un roll-on della Pur Blanca. Poi bifassico della Yves Rocher. Dimension di Mesh, che shampoo. Poi latte idratante per le pelli normali, deodorante della Plaque Suede, è uguale al profumo uomo naturalmente. Poi schiuma da barba uomo. Sapone alla glicerina dell'Avon e vitamina E, che sono veloce. Shampoo per capelli biondi, questo è buono, lo sto utilizzando. Poi salviettine struccanti della Lisia, come si dice, non lo so, e sono 64 pezzi. Poi gommage alla bicocca goloso, che è questo qui,
maschera effetto ghiaccio, che praticamente è da mettere nel frigo prima che si utilizza. Non l'ho mai utilizzato, è nuovo. Non so come si trova qualcuno. Poi, assorbenti e assorbenti notte. Che belle cose. Poi, balsamo dopo barba. Questo qui. Questo set per piedi e unghie, piedi e mani, sì, piedi e unghie, ma va, con la tronchessina, tutto. Poi, trattamento esperto rughe profonde giorno e notte, questo me l'ha recato Yves Rocher, perché io, cioè, ancora non abbiamo problemi di questo genere. Fortunatamente. Poi lima dell'Avon, che poi la lima è solo questa qui. Sava Slip a go go. Le veline, che non possono mai mancare. Dischetti struccanti, questi sono i quadrotti. Sono questi qua. Poi acqua struccante viso e occhi, questa qui. Shampoo antiforfora. Ed è shampoo e balsamo. Poi maschera, trattamento nutriente senza risciacquo, all'olio di mandorla e avocado. Poi infine, oltre ad avere il cestino, che è un set, quello lì che vi ho fatto vedere all'inizio, quello dei frutti di bosco, vi faccio vedere dei mini size. Allora, come mini size ho 2 creme per i piedi alla lavanda, un gel doccia per il corpo, una crema doccia per il corpo alla pera caramellata, buonissima, di questi. Che poi questo lo sto utilizzando adesso, quindi non è una cosa che conservo, anzi lo metto qui così non mi dimentico. Ed è questo qui della Sexy Pulp, che poi è un, diciamo che, ah ecco, Rose Vif. Vediamo se lo faccio mettere a fuoco. Mamma, che sono emozionata. Ok, che è questo colore qui? Tutto brillantinato, è un rosa brillantinato. E poi questo qui, Sebo Vegetal. Ma è gel crema. Opacizzante, praticamente. Niente. Penso di avervi fatto vedere tutto, oltre che nei... Ok, scusate. No, perché neanche sono messa a fuoco, perfetto. Oltre che nel pacco c'erano anche 2 cuffie per la doccia. Bigodini per la messa in piega del diametro 28 e 2 di questi, che è praticamente è quando una si fa il colore si mette questo qui. Poi penso di avervi fatto vedere tutto, sì. Spero di non aver dimenticato niente. Quindi niente, vi mando un grossissimo bacio.
e al prossimo video. Ciao ragazze, un bacione.